un saluto breve per i nostri amici argentini e per tutti quanti voi che siete venuti questa mattina a presenziare questa cerimonia. Voce. La voce chiaramente emozionata. Carissimi amici argentini, sono profondamente commosso nel porgervi il benvenuto da parte di tutti i castiglionesi. Castiglione vive oggi una giornata destinata a inserirsi nella sua storia migliore, senza condizionamenti politici o ideologici. La nostra storia recente è sempre stata contraddistinta da periodiche migrazioni per fuggire un territorio ingrato e per sperare in un futuro meno amaro, quando sembrava che l'orizzonte promettente fosse oltre l'Italia. I castiglionesi hanno intrapreso il viaggio della paura e della speranza con il fagotto legato dal filo sottile del ricordo, trovando in Argentina le condizioni migliori di accoglienza e di integrazione. Hanno comunque sempre conservato gelosamente la propria identità di origine, integrandosi nella realtà argentina, che era sì diversa, ma non si poneva in conflitto con loro. I castiglionesi si sono mischiati senza confondersi, mantenendo ciascuno la propria identità. Popoli paralleli, con identiche caratteristiche, appartenenti alla medesima patria, basata sui profondi ideali di valore, di valori condivisi della cristianità e della famiglia, perché la dignità di ogni persona è basata sulla sua più profonda identità. Balcarce è diventata la nuova patria dei nostri emigranti, mentre Castiglione ha continuato ad essere quello di origine. Nel succedersi delle generazioni, Castiglione ha mantenuto vivo il ricordo dei suoi figli emigrati. Ne sono testimonianza i rapporti coltivati nel tempo, dai quali è scaturita l'iniziativa che oggi conosce una nuova significativa tappa, dopo quella indimenticabile di Balcarce di questo inverno, che accolse con calore la delegazione di castiglionesi con un'esperienza intensa per l'ospitalità entusiastica. In onore dei nostri ospiti sono state organizzate una serie di manifestazioni nell'ambito dei festeggiamenti per la giornata dell'emigrante, che culmineranno con l'omaggio a Juan Manuel Fangio, il Gran Maestro, nel cui nome vogliamo oggi consolidare il vincolo di fratellanza con Balcarce e rinnovare simbolicamente l'impegno a intrattenere relazioni permanenti, consegnando simbolicamente le chiavi della città, del paese, e sottoscrivendo l'accordo di gemellaggio tra le due comunità, rinnovando il benvenuto agli amici di Balcarce e il bentornato ai nostri concittadini, ambasciatori di entrambi i paesi, che portino nel cuore il calore dell'amicizia dei castiglionesi. Grazie. Pueblo de Castillo, tengo el honor de representar en este acto al señor Intendente Municipal del Partido de Balcarce, doctor José Enrique Echeverría, quien no ha podido estar presente en tan importante acontecimiento. Significa para mí un doble honor este mandato, ya que, además de estar representando mi ciudad, lo hago en el lugar donde están mis raíces, por ser descendiente directa de un nativo de Castiglione. Deseo, en nombre propio y en el de todos los que me acompañan, que este encuentro del que estamos participando sea el comienzo de un intercambio enriquecedor de los vínculos de ambas comunidades, tanto para nosotros como para nuestros descendientes. Prueba de ello
es la presencia de nuestros hijos aquí, relacionándose con los jóvenes de este bello lugar. Agradezco infinitamente el cálido recibimiento que nos brindan, el que esperamos poder retribuir en nuestro país. Tra Castiglione Messer Marino Italia e Val Carse Argentina. Nel comune di Castiglione Messer Marino, il giorno 17 agosto 2010, nella sala consigliare, alla presenza del rappresentante del comune di Val Carse, Buenos Aires Argentina, la signora Silvia Elisabetta Colella, e del sindaco di Castiglione Messer Marino Chiedi d'Italia, il dottor Massimo Mastrangelo, si conviene di confermare l'atto di gemellaggio cosciente dei vincoli di amicizia e solidarietà e convinti che la mutua collaborazione costituirà una forma di approfondimento dei legami e delle relazioni di gemellaggio. Per le ragioni su esposte si sottoscrive il presente atto e si concorda di intensificare la conoscenza e la collaborazione tra i popoli, contribuendo a rinforzare, favorire e promuovere l'amicizia e la pace, instaurare relazioni permanenti di cooperazione e interscambio che rappresentano uno stimolo per tutti i settori che formano il tessuto civile, sociale e istituzionale. Lavorare per lo sviluppo e il consolidamento dell'amicizia e del rispetto per entrambe le cittadine, con le rispettive amministrazioni. Unire gli sforzi nell'esecuzione dei progetti comuni nei diversi ambiti culturali, sociali, educativi, turistici e di solidarietà e di iniziativa della popolazione gemellare. Potenziare le relazioni che storicamente Argentina e Italia hanno avuto anche a motivo dei periodici flussi migratori delle popolazioni e che ha generato nei discendenti una cultura che mantiene vive le radici di entrambe le nazioni. I contraenti potranno modificare il presente atto quando e nel modo che riterranno opportuno. Si sottoscrive il presente in due esemplari dello stesso tenore ad un solo effetto, per il Comune di Castiglione Messer Marino e per il Comune di Val Carse. Di questo paese, sei la prima autorità a ricevere la chiave di questo paese in Italia e nel mondo, quindi è un'occasione storica per noi, è la prima volta che succede questo, te lo consegniamo. Comunque è un piccolo dono che voi riportate indietro ed è un atto simbolico, sì, però noi siamo con il cuore aperti ad avere un'ottima relazione con voi adesso. C'è sempre stata, ma da adesso in poi ancora di più. Grazie. Adesso vi mando il cuore del teatro. Adesso lo apriamo. Con le macchine d'epoca, le macchine che quando c'era, cioè le prime gare o le prime volte che Manuel Fangio partecipava al circuito, era qui che provava, faceva le prove e poi andava a correre dove correva. E questo noi l'abbiamo fatto nel mese di febbraio di quest'anno, abbiamo partecipato a una gara simbolica di questo circuito particolare.